Sono stupita dal lato spirituale di Thane. Il suo profilo psicologico non ne parlava molto, e lui ha un'assoluta sicurezza di sé. Non so se trovarlo temibile o sexy. Alle donne piacciono i ragazzacci. Oh, non saprei. Anche i bravi ragazzi hanno il loro fascino. Ad ogni modo, come posso aiutarla, comandante? C'è qualcosa che dovrei sapere? Thane vuole vederla giù al supporto vitale sul ponte equipaggio. C'è altro, comandante? È tutto. Buona fortuna là fuori, Shepard. Thane vuole parlarle, comandante. Shepard. C'è qualche problema? Sì. Ora che sei qui, però, parlarne mi riesce più difficile. Ti senti male? Se vuoi, chiamo il dottore. No, no. Però credo c'entri qualcosa. La mia mortalità mi ha fatto pensare a molte cose. Un tempo avevo una famiglia. Ho ancora un figlio. Si chiama Colliot. Non lo vedo da molto tempo. Quant'è passato dall'ultima volta che gli hai parlato? 10 anni. Mi ha mostrato i suoi compiti e mi ha chiesto se potevamo fare il pallo volante. Quando era piccolo lo facevamo spesso. Che tipo di ballo è? Controllo i miei contatti su Extranet in attesa di aggiornamenti sul mio prossimo bersaglio. Il terminale suona una musica antica, fuori moda. Colliot corre nella stanza gridando a lui: ehi papà! Mi gira intorno in cerchio. Io lo prendo in braccio, lo lancio in aria. Lui ride e grida: fammi girare! Poi suona il terminale, lo metto giù. Apro il messaggio. Papà mi chiama, tirandomi la manica: devo leggere! Gli rispondo. Non lo guardo neanche. È successo loro qualcosa? Li ho abbandonati. Oh, non all'improvviso. Niente di drammatico. Non sono scappato nella notte. Non me ne sono andato sbattendo la porta. Solo ho fatto il mio lavoro. Ho cacciato e ucciso per tutta la galassia. Via per affari, raccontava mia moglie alla gente. Ero sempre via per affari. Non me ne avevi mai parlato prima. Perché ora? Quando mia moglie ha abbandonato il suo corpo, io mi sono occupato della cosa. Ho lasciato Colliot alle cure dei suoi zii e zie. Da allora non l'ho più visto e non gli ho più parlato. Non è la decisione che mi sarei aspettato. Perché non l'hai cresciuto tu? Il mio corpo è dotato dell'abilità di togliere la vita. Gli Anar l'hanno affinata. Non ne ho molte altre. Non volevo quella vita per Colliot. Speravo che avrebbe trovato la sua via. Se doveva odiarmi, che così fosse. Non avremmo condiviso la via del peccato. Ho usato i miei contatti per rintracciare Colliot. È diventato scollegato. Fa ciò che gli dice il suo corpo. Cos'ha che non va? È ferito? È successo qualcosa di imprevisto. Sa dove sono stato, cosa ho fatto. Non so perché l'ha fatto, ma si è recato sulla cittadella. Ha accettato un lavoro da killer. Vorrei che tu mi aiutassi a fermarlo, lui è... Questa non è la strada che dovrebbe percorrere. Non si assolda un principiante per un omicidio su commissione. Temo che qualcuno abbia riconosciuto il nome e pensato che avesse ereditato le mie abilità. Non so perché abbia accettato l'incarico. Per essere più vicino a te, forse? Questo pensiero mi persegue da più di ogni altro. Forse ha usato il tuo nome per farsi assoldare. È possibile, ma non credo. Non mi sembra possibile. Il mio nome non ne ha rispetto. Thane, io non ho i tuoi contatti, né le tue abilità di cacciatore. Perché ti serve il mio aiuto per farlo? Non mi serve il tuo aiuto, lo voglio. L'ultima volta che ho visto mio figlio, hanno avvolto il corpo di lei in viticci marini, appesantendolo con delle pietre. Lui cerca di divincolarsi da me. La chiama. Gli Anar la sollevano sulla piattaforma. Cantano come delle campane
La fiamma si è spenta solo per accendersi di nuovo. Lui implora di non portarla via. Poi lasciano scivolare il suo corpo nell'acqua. Lui mi colpisce. Non lasciarglielo fare. Fermali. Perché non... Piove. Piove sempre su Kage. Gocce calde scendono sulle sue guance. Non volevo farti rivivere tutto questo. Memoria perfetta. A volte è un fardello. Cosa l'ha convinto ad andare sulla cittadella? Anni fa avevo preparato un pacco per lui. Una reliquia della mia vita spesa male. Avevo chiesto a dei banchieri Volus di conservarla e consegnargliela alla mia morte. L'ha avuto in anticipo. Non so come sia successo. Nel periodo in cui è morta sua madre, ho svolto alcuni lavoretti sulla cittadella. Forse è per questo che si è recato lì. Raggiungeremo la cittadella il prima possibile. Grazie, Shepard. Se avrai bisogno di me, sarò qui a meditare.